E salve a tutti YouTube, si posso Filippo Firenze qui con una nuova birra review. Oggi andremo a provare la top della Ceres. Ebbene sì, ormai come tradizione degli ultimi due mesi, tre mesi, non me lo ricordo più a questa parte, andiamo a provare una birra a settimana e questa volta gli occhi mi sono catapultati su questa bellezza della Ceres. Design bello, molto eccentrico e devo dire molto diverso rispetto al classico design non solo delle bottiglie ma anche delle lattone in generale. Questo motivetto di contrasto di verde a mo' di non so che cosa è molto figo e molto bello, che va al contrasto con questo bianco che richiama il verde, che richiama poi il bianco, che richiama poi il verde, veramente bellissimo! E per una volta abbiamo qui i valori nutrizionali e piccoli 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 da questa parte gli ingredienti. Mamma mia, il cielo si sta rivoltando! Lattina da mezzo litro dal valore alcolico di 4.6 gradi, pagato 0,99, buono. E ora vedremo se questa Pilsner sarà buona oppure no. Ehi! Ed eccola qua la nostra birra, classico colore giallo paglierino con una punta leggermente più scuretta, diciamolo così. Una schiuma, devo dire che per persistenza non mi sta convincendo tanto, anche perché piano piano tende a scomparire molto più velocemente di quanto lo possono fare le birre in generale. Ma ora passiamo all'assaggio, quindi cheers. Buona, fresca, croccante, come si sta utilizzando nell'ultimo periodo per quanto riguarda il modo di dire del gusto delle birre. Funziona, che cosa gli vuoi dire? Per 0,99 centesimi, 4.6 gradi, sì, si sente che è una buona Pilsner, non so però se la potrei ricollegare alla Ceres. Mi spiego, la Ceres ha quel tocco, quel gusto, quel sapore che la riconosceresti fra mille, nonostante tu possa prendere una classe, una Extreme, o una Ceres rossa, o una gialla, o una blu, una fucsia, e chi più ne ha più ne metta. Questo in un certo senso mi sta un po' nascondendo quel gusto classico che ha la Ceres. Per carità, magari è un nuovo modo di intendere la birra, soprattutto per una lattina di questo genere. Però non lo so, mi convince o non mi convince? Mi convince tanto per il gusto, ma se la dovessi dire, ma se mi doveste dire che questo è un prodotto della Ceres, non so se ci crederei più di tanto. E quindi ragazzi, che dire, spero che questa rinfrescante beer review vi sia piaciuta, vi metterò questo del link in descrizione, le puntate passate, mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete ovunque come sempre, cheers up!